servizio in grande stile per il cinema Musumeci di Riposto, che ieri ha riaperto regalando un vero e proprio evento a quanti hanno preso parte all'inaugurazione, condividendo questa grande gioia. Il Musumeci entra a far parte del circuito del multisala Macarione, dei coniugi Loredana Vecchio e Domenico Barbera, che hanno compiuto importanti interventi per rimettere in sesto la struttura. Ieri, dopo il taglio del nastro simbolicamente compiuto dal primo cittadino e la benedizione del parroco Don Daniele Raciti, i nuovi gestori hanno offerto al pubblico la visione del film campione di incassi Il Re Leone. La riapertura era tranquilla che sarebbe successa e credo che sta succedendo più di quello che potevano essere gli eventi da preventivare. Abbiamo un rimodernamento di tutta la struttura, abbiamo soprattutto un imprenditore che è nel mestiere, sa di mestiere e di questo mestiere sicuramente ne farà una scommessa perché c'è il suo nome che si scommette, quindi sarà un ritorno per la mia collettività. Cinema Musumeci ha una tappa miliare, una tappa storica, non poteva essere abbandonata e credo che in tempi più che brevi abbiamo ottenuto non solo la riapertura ma la riqualificazione e soprattutto una grande prospettiva di poter fare non solo il cinema, incontri, teatro e quant'altro il mio territorio lo richiede, perché nell'espansione della città di Riposto questo era uno dei punti importanti. C'è inoltre in programma di riportare anche il teatro nella cittadina ionica. Sì, perché tra l'altro questo qua è chi è che è, ripeto, di mestiere, sa benissimo che poteva creare dei moduli, accorparli a quello che già c'era, c'è un palco, poteva ampliarsi, potevano fare anche degli spogliatoi. Ci vuole la volontà, l'imprenditoria e ci vuole prospettive per il futuro, non si deve nessuno già sugli allori. È una questione di crescita e credo che Riposto merita questo ed altro. Tanti coloro i quali hanno accolto l'invito ad esserci ieri sera. Adulti e bambini insieme per festeggiare la riapertura di un centro culturale, importante punto di riferimento per la comunità ripostese. Realtà che dovranno però impegnarsi a sostenere, come ha auspicato l'assessore alla cultura Carlo Copani. Ci tenevamo a recuperare questo spazio che è di tutti i ripostesi, un luogo dove si è sempre fatta cultura e si continuerà a fare. Oggi è una giornata importante per noi perché siamo riusciti a riattivare, grazie alla disponibilità, ovviamente al grande coraggio della famiglia Vecchio Barbera, siamo riusciti a riattivare quello che è un po' tutto un sistema che parte appunto dal cinema in questo caso, ma è un sistema culturale e credo che Riposto stia facendo in questi ultimi tempi benissimo da questo punto di vista. Continueremo su questa strada attraverso l'apertura di nuovi spazi ovviamente destinati alla collettività. Questo, ripeto, oggi è un esempio, lo dimostra la tanta gente che è venuta qui, che però adesso dovrà metterci del proprio, nel senso contribuendo alla promozione appunto di questa attività del cinema, appunto, che deve rimanere aperto, un luogo fruibile dove si possono fare tante attività, soprattutto a carattere culturale. L'assessore al patrimonio nella Casabella ha commentato ai nostri microfoni la grande importanza di questa ripartenza, ma non senza un messaggio rivolto ai detrattori, evidenziando che l'amministrazione comunale ripostese mira ad andare sempre avanti migliorandosi. Oggi è una serata importantissima perché finalmente dopo un iter seguito in questi mesi abbiamo finalmente restituito questa struttura al territorio ripostese. L'amministrazione ha dato l'input, ma un grande in bocca al lupo va sicuramente ai coniugi Barbera Vecchio perché stanno investendo alla grande la loro professionalità all'interno del territorio ripostese. Quindi l'augurio mio e di tutta l'amministrazione è appunto che questa attività vada sempre meglio e che diventi il fiore all'occhiello del territorio ripostese, riconoscendo nuovamente gli antichi splendori che ha avuto anche in passato. Grazie e in bocca al lupo ai nuovi gestori. Sappiamo tutti, diciamo, l'iter complesso che ci ha portato appunto ad fare questa scelta e quindi ormai il passato è passato. Noi guardiamo sempre avanti e quindi andiamo sempre avanti e speriamo sempre di regalare il meglio ai cittadini ripostesi. Felicissimi i nuovi titolari che mostrano di avere coscienza delle responsabilità e degli oneri cui vanno incontro, ma che vivono con entusiasmo e voglia di scommettersi in questa nuova impresa. Possiamo dire che giustamente dopo una lunga chiusura sarà dura ripartire, perché la struttura è già chiusa da molto tempo, è molto difficile fare una programmazione ai livelli, diciamo, del Macarione. Però auspiciamo che per un sollevamento di quello che è la qualità cinematografica e speriamo che questo nostro insediamento nel comune di Riposto
sia da parte dei cittadini corrisposto. E vi aspetto prossimamente nella vostra sala, la vostra sala, perché questa è la sala di riposto, no? del cinema Musumeci, mio, diciamo, come gestione, ma di voi tutti, e basta, concludo così. Grazie.